Dumbala, sayalo, hiula kusea. La religione voodoo è stata trasmessa di padre in figlio fin dalla sua nascita, all'inizio del Settecento. Il voodoo di New Orleans è unico come la città stessa. C'era un tempo in cui i farmacisti facevano talismani voodoo e anche pozioni d'amore note solo attraverso il loro numero. Il meglio dei rimedi antichi lo si può trovare al museo farmaceutico della città. Louis Dufilo, il primo farmacista diplomato degli Stati Uniti, aprì questo negozio nel 1823. All'epoca il farmacista era anche un chimico. Si veniva qui per tutto, dai cosmetici ai profumi ai medicinali. I farmacisti coltivavano l'echinacea e altre erbe medicinali, oltre a lavorare con il voodoo e i guaritori indiani per trovare nuove cure. Secondo Elizabeth Good, curatrice del museo farmaceutico, nell'Ottocento il rimedio delle sacerdotesse voodoo per la sifilide dava più speranze delle cure convenzionali. Il mercurio era il medicinale prescritto con più frequenza nell'Ottocento e ovviamente era tossico e velenoso. E non faceva altro che posticipare leggermente la morte. Le sacerdotesse voodoo, invece, prescrivevano pane ammuffito, da cui poi si è estratta la nostra penicillina. E c'erano maggiori probabilità di sopravvivenza. Al museo farmaceutico c'è un altro antico rimedio. In passato il salasso con le sanguisughe era un trattamento comune per rimuovere il sangue infetto che si credeva fosse la causa di una serie di malattie. L'afrodisiaca cantaride officinale era particolarmente indicata per le caldane. Si usava una sorta di mini ghigliottina per asportare le tonsille e l'estremo rimedio chirurgico era una perforazione a trapano. Chi aveva problemi mentali o chi soffriva di emicrania era considerato preda degli spiriti maligni. Così gli si toglieva un pezzo di cranio per far uscire gli spiriti. Ma il rimedio migliore in assoluto era la fontana di soda, inventata nel 1830 come mezzo per somministrare medicine amare con degli aromi. Le prime bevande erano improvvisate e servivano a mandar giù le medicine, mentre il Sazerac, il primo cocktail, fu inventato da un farmacista del quartiere francese. Ma non c'è rimedio che curi un déjà vu. Uno dei fenomeni più comuni e disorientanti di New Orleans. Percorriamo una strada e all'improvviso sentiamo di essere già stati lì. Sembra che la gente abbia spesso questa sensazione a New Orleans. Credo che questa impressione di aver già visto questo posto dipenda dal fatto che la gente viene a visitare una città con 300 anni di storia. Tutti hanno la sensazione di essere già stati qui. Ci sono abitanti della città che credono di aver vissuto qui almeno due o tre vite, una in ogni secolo. Jackson Square, dove è nata la città, è il posto migliore dove provare un déjà vu. Non a caso, una delle immagini caratteristiche è la passeggiata per Pirates Alley o tra le colonne del presbiterio. Seduti su una delle panchine del parco, immaginate la vita nel Settecento, nell'Ottocento o nel Novecento. Su ciascun lato di Jackson Square ci sono gli appartamenti Pontalba, con gli elaborati balconi di ferro battuto. Il Greek Revival Apartment Building fu costruito nel 1850 dalla baronessa Pontalba, con l'intenzione di creare un quartiere esclusivo simile ai boulevard di Parigi. Tutto a Jackson Square stimola l'immaginazione. Un'altra avventura da vivere. Un'altra cultura da conoscere. Un altro posto da scoprire. Con Corrado Ruggeri. Tra spiritualità, pellegrinaggi, natura e mondanità. Partiamo. L'Europa dall'alto. Atlante. Su Marco Polo. Da sempre raccolgo i pisellini Primavera Findus nel momento perfetto. Ed è per questo che sono così piccoli, teneri e dolci. Le cose fatte con amore hanno un sapore migliore. Pisellini Primavera. Con amore, da Findus. Dai un tocco d'amore alle tue ricette di Pasqua con pisellini Primavera. Scopri come su dolcementeverde.it. Benvenuti.
benvenuti a bordo di Euronics. Parte il più prendi, meno spendi. Se spendete almeno 300 euro, per voi sconti immediati alla cassa. E se ne spendete almeno 2000, subito uno sconto di 500 euro. Adesso si vola da Euronics. Sickens presenta I'm sorry. Sorridi, pareti senza macchie, con la nuova pittura Sickens Resisto. Provala su paretisenzamacchie.com. Il piatto che andremo ad assaggiare è quello di Carletto. Ecco i sofficini, sono ancora più gustosi, anche in forno. Hanno una super panatura, extra croccante. Me ne lasciate uno? Sofficini Findus, extra croccanti, anche al forno. Soldati, pastori, ribelli, partigiani. Questi sono gli eroi di Georg Baselitz, grande protagonista dell'arte contemporanea. Al Palazzo delle Esposizioni, in mostra fino al 18 giugno. palazzoesposizioni.it. Questo mese in edicola la nuova guida Barcellona. Tutto il meglio della città spagnola più amata dagli italiani, con le novità e i must da non perdere. Le nuove aperture e gli indirizzi top. Hotel storici ed economici. Ristoranti e tapas bar. Shopping trendy, locali e divertimenti. I quaderni Barcellona, questo mese, in edicola. Lei è Alice, ha 8 anni e vuole diventare un pilota. Ma ha il cancro, lui vive dentro di lei e la fa stare male. Ma Alice non è sola, ci sono persone che l'aiutano e che possono cacciarlo via. Sostieni Goal for Kids, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi che finanzia la ricerca per curare i bambini malati di tumore. Basta un SMS da cellulare o una chiamata da rete fissa al 45540. Ehi, fallo subito però. Dalla laguna alla pianura, dalle spiagge alle Dolomiti. Vedrai che luoghi di incanto, che prodotti d'eccellenza e che personaggi unici che porterò nelle case di tutta Italia. Con Fabrizio Nonis, il Veneto è un viaggio buonissimo. Assaggio a Nord-Est, su Marco Polo. Nella Big Easy, ovunque si vada, periferia, centro, lungo il lago o lungo il fiume, la passione per il cibo fa gara con quella per la musica. La quantità di ristoranti eccellenti rende difficile la scelta di dove andare a mangiare. La cucina locale ha due influenze principali, creola e Cajun, entrambe ottime. I Cajun venivano dalla Nuova Scozia e portarono con loro una cucina vivace e speziata, tipica della campagna. La più sofisticata cucina creola, con la sua varietà di salse, è un'evoluzione di quella francese. La serie di ristoranti franco-creoli, iniziata con l'apertura di Antoine nel 1840, continua una tradizione di cucina d'alta classe in splendidi locali. Un'altra tappa obbligata è il Commander's Palace, annidato al centro del Garden District, che vanta il meglio di tutto. Cucina creola, americana e i propri piatti innovativi. Il ristorante rafforza ciò che in città è un rigido codice di abbigliamento. È vietato indossare pantaloncini. Un pasto è un'occasione speciale, come essere ospiti del Garden Party. La cucina creola e quella Cajun si sono evolute grazie al tocco etnico di una varietà di cuochi. Lo chef del Capol, Paul Miller, crede che oggi il confine tra le diverse influenze sia sempre meno netto. Noi non siamo né italiani, né francesi, né Cajun. Siamo della Louisiana e questo significa che abbiamo subito l'influenza di diversi gruppi etnici. In una cultura che ama la cucina, gli orizzonti culinari continuano ad espandersi. Al Bayona, lo chef Susan Spicer regna sulla miglior neocucina globale. Mi sento onorata di poter lavorare nel mondo della ristorazione in un momento di incredibile crescita e innovazione per l'America. Abbiamo assistito
a un'esplosione di interesse, di disponibilità di prodotti, di voglia di conoscere e di entusiasmo. È un periodo straordinario. Un altro cibo tipico di New Orleans è il miglior panino della città, la muffoletta. Una combinazione di pane italiano, carne e formaggi astrati con aggiunte di olive piccanti. Secondo la gente del posto, la miglior muffoletta è quella originale. Andate al Central Grocery e fatevi fare un'ottima muffoletta. Poi mangiatela seduti di fronte al fiume ascoltando la musica. Così si gusta al meglio. È davvero un'esperienza paradisiaca. Il Central Grocery è un'altra pietra miliare del quartiere francese. Prendetevi un momento e assaggiate tutto. Questo negozio è pieno fino al soffitto di ghiottonerie ed è gestito da quasi un secolo dalla famiglia Tusa. Inoltre, è il posto migliore della città per quanto riguarda il cibo etnico. La passione per il cibo fa crescere la passione per la città. Nel classico dramma Un tram chiamato Desiderio, Tennessee Williams parlava dei pomeriggi piovosi a New Orleans, quando ti cadeva tra le mani un pezzo di eternità. Non è più possibile salire su quel tram, ma si può prendere la linea St. Charles e viaggiare sul miglior tram della città. Questo monumento nazionale è la più antica linea tranviaria del mondo ancora in funzione. Fu introdotta in Nord America alla Fiera Mondiale di New Orleans nel 1884. Per il tragitto migliore, prendete la linea St. Charles diretta al Garden District e scendete al Columns Hotel. L'imponente colonnato di questo palazzo forma una galleria perfetta per sorseggiare un fresco cocktail. Dal Columns continuiamo a salire verso il centro del Garden District per vedere le più grandi case e i giardini più belli della città. Qui il mondo cambia dal vieux carré o vecchio quadrato del quartiere alle strade residenziali. Nato come piantagione di canna da zucchero, il Garden District fu sviluppato dopo l'acquisto della Louisiana nel 1803 da parte dei settentrionali che arrivavano in città con il sogno di vivere in un quartiere americano elegante ed esclusivo. I palazzi di questa zona sono tra i migliori esempi di architettura americana del XIX secolo, ma sono i giardini a dare il nome al quartiere. Le case sono delle residenze private, ma c'è comunque il modo di sperimentare com'è la vita qui. Il Sully Mansion è un bed and breakfast unico nella zona. Come il Columns Hotel, fu progettato dall'architetto dell'Ottocento Thomas Sully e ha tutte le caratteristiche tipiche dello stile di questo maestro del Sud. Una spettacolare hall all'ingresso, con una grande scalinata, vetrate policrome, ampie stanze, cura per i dettagli e un porticato che fa venir voglia di sedersi a guardare il mondo. Se non volete soggiornare al Sully, c'è un altro modo per vedere le case dall'interno. Fare un tour della Women's Opera Guild House. Costruita nel 1850 e restaurata nel 1880, la casa è una combinazione degli stili Regina Anna e neogreco. Il vetro policromo è un vintage di Tiffany. E anche i mobili sono caratterizzati da un mix di stili